convegno ha avuto una grande risonanza a livello internazionale, abbiamo avuto proposte, quindi abbiamo relatori da tutto il mondo, dal Giappone alle Americhe, l'India, l'Europa, quindi c'è una vastissima rappresentanza di studiosi della letteratura criminale, ma anche di altri settori dello studio sul crimine, che sono per esempio il crimine nei media, il crimine nel film, nelle serie televisive, e anche studi sociologici sulla devianza, la devianza giovanile, il crimine di gender. Il convegno si intitola Metamorfosi del crimine, fatti e finzioni, e appunto cerca di conciliare la realtà del crimine con la sua rappresentazione finzionale. Questo convegno si inserisce anche all'interno di quella attività di potenziamento dell'internazionalizzazione verso cui è orientato il nostro Ateneo, e non a caso è stato fortemente sostenuto dal nostro rettore, il professor Sergio Caputi, fin dall'inizio, e sono sicura che avere qui studiosi di tutto il mondo che si confrontano su queste tematiche, che conoscono il territorio e che conoscono il nostro Ateneo, sarà una splendida opportunità per la D'Annunzio per stabilire reti di contatto internazionale e potenziare appunto l'aspetto dei collegamenti accademici a livello mondiale.